benissimo, ma non capisci! Comunque non cambiare argomento! Io non cambio argomento, non ce n'è bisogno! Quello che tu mi chiedi è fuori discussione, io Raul non lo lascio! Ma tu ti rendi conto, io non riesco più a dormire da quando me l'hai detto, lo capisci? Io quando l'ho saputo non l'ho presa bene, papà, capisco le tue preoccupazioni, le capisco! No, signore, tu non capisci, io non sono preoccupato, io sono terrorizzato! Cristina... Papà, Raul sta bene. E poi noi siamo attenti. Siamo super attenti. Che cosa vuol dire siamo attenti? Che cosa vuol dire? Che usiamo il preservativo. È pericoloso. Senti, io sono maggiorenne, te lo devo ricordare? Ho 18 anni, faccio quello che voglio. Tu non mi puoi obbligare a fare nulla. Io cercavo il tuo appoggio. Pensavo che tu mi capivi, che mi aiutassi, che mi stessi vicino. Non è così. Farò da sola, perfetto. E poi scusa, ma tu non eri quello che ti piaceva tanto, Raul? Che ti fidavi, eh? Dov'è finita sta fiducia, papà? Dove? Oggi continuiamo il nostro excursus sulla poesia. Buongiorno Giorgi. Normalmente quando si entra in un ambiente nuovo, magari affollato, forse in ritardo, è buona creanza salutare. Buongiorno. Andiamo meglio. Bene, allora, a pagina 55 abbiamo Montale. Dammi una botta in testa la prossima volta che decido di dire qualcosa a mio padre, che sia più impegnativo di un buongiorno e un buonasera, ok? Era chiaro che l'avrebbe presa male. No, no, non l'ha presa male. Lui ha avuto una reazione da pazzo, fuori controllo. Lo sai che cosa mi ha detto? Che devo lasciare Raul. A proposito di pazzia, ma ti sei reso conto che questa non è l'ora di matematica? Lo so perfettamente, solo che c'è qualcosa che devo sistemare, una teoria da smontare, va bene? Scusami, Il conto totale delle ore scolastiche diviso per il tempo effettivo in cui scambiamo parola. Se si sottrae la pausa, l'entrata e l'uscita a malapena e sottolinea a malapena raggiungiamo la mezz'ora. Sandra rinocchiate di avere una serata in più. E perché? Perché sostiene di essere svantaggiato perché vedo Viola anche durante l'orario scolastico. Ragionamento assolutamente privo di logica, smontato punto per punto, ma niente paura. Ma c'è un vizio di forma. Comunque non ti preoccupare perché è un'idea che metterà tutti d'accordo, vedrai. Sta succedendo una cosa che io proprio non capisco. Paolo ultimamente non è Paolo, è assente. Assente come? Nel senso di distratto, disattento, come? Ma è distratto che l'altro giorno stava facendo scoppiare la macchinetta del caffè perché si è scordato di metterci dell'acqua. Poi non mangia più niente, la parte del suo frigorifero è sempre vuota da giorni. Grazie tesoro. Forse cerca di sottolinearti il suo malessere, no? No, ma che? Ma non mi vede? Io ragazzi da qualche giorno mi sento proprio trasparente. Io potrei ballare nuda sul tavolo e lui non mi vede. Stamattina sono entrata in cucina, lui stava scrivendo una cosa, non ha neanche alzato la testa. Scriveva? Scriveva. E che scriveva? E che ne so che cosa scriveva? Ma non è questo il concetto, lui non ha neanche alzato lo sguardo. Buongiorno. Buongiorno. No, scusami, che cos'è quel... Boh! No, dico, un uomo che scrive di mattina. No, scusa, Laura, cerca di visualizzare su che cosa scriveva. Su un post-it, su un foglio A4, su un cartoncino, su che cosa? E poi, sinceramente, non lo so, non ho fatto in tempo, perché appena sono entrata lui l'ha nascosta. Scusate, che cosa succede? È elementare, Laura. Tutti gli indizi portano dritti come un fuso in un'unica direzione. Ma quali indizi? Ma di che cosa stai parlando? Ho solo detto che lui è un po' distratto, che stava scrivendo una lettera, che non ha messo l'acqua nella macchinetta. Ma quali indizi? E che si dimentica di te? Che non si accorge nemmeno quando tu entri e esci di casa? Che scrive una lettera e, cosa ancor più grave, che la nasconde quando tu entri? Questo molto probabilmente... C'è una buonissima possibilità che non l'avesse scritta a te. Ma l'ho detto. Oh, Dio no, l'ha scritta per Valeria. L'ha scritta per... Ma no, ma su, adesso non esageriamo, ragazze. Non corriamo a facili conclusioni. Può essere che lui si senta trascurato, si senta, per esempio, abbandonato. Voglia cercare in qualche modo di fartelo capire, magari con una lettera, perché no? Può anche darsi. No? Comunque, il fatto che tu da 2 giorni, 1 ora e 36 minuti stia vivendo immersa nella melassa e che tu stia giustamente godendoti la storia d'amore con l'uccellaro, che devo dire, diciamocelo francamente, è diventato un fico. Pazzesco. Ecco, questo comunque non ti dà il diritto di illudere noi povere umane, tra l'altro vessate dai figli dei nostri amanti. Oh, parla per te. Perché ve l'ho detto che Nick e Gnac si sono scusati e poi io sto benissimo, sono un fiore. Elio. Ciao, Elio.
Scusa Monica, ti vorrei parlare in privato, per favore. Andiamo. Ah, tesoro. Pronto, Steffi? Sì, sì, l'ho avuta, perché? Io ero tornato pieno di entusiasmo, un uomo diverso, cambiato, pensavo di poterlo dimostrare anche a lei, a Maya, invece no, perché non avevo considerato, non avevo capito quanto anche lei fosse cambiata, quanto anche lei fosse diversa. Dimmi tu, Monica, dimmi tu quanto posso continuare a stare lì ad assistere alla sua felicità. Guardami, sono ridotto come un barbone, ma non sono ridotto. Ma dai, Elio, ma per cortesia, ma sei un bel ragazzo, ti tagli un pochino la barba, fai una doccia, ti dai una sistemata ai capelli. Monica, io mi voglio licenziare. Non ci sono altre possibilità. Stai scherzando, spero. Sono serissimo, Monica. Vuoi dire che non c'è niente che io possa fare per convincerti? Ma cosa si può fare per convincere un cuore a smettere di soffrire, Monica? Cosa? Bella. Shakespeare? No, i Bee Gees. Bee Gees? Va bene, forse la richiesta di Sandrino di un giorno in più è un po' eccessiva, ma non del tutto insensata. Io non voglio farvi soffrire. E quindi ho pensato che un giorno a settimana potremmo uscire tutti e tre insieme, così non si scontenta nessuno. Cosa? Il tre? Ma dico, sei impazzita? No, perché il tre non si è mai sentito. Tutto quello che si fa per amore va al di là del bene e del male. Lo dice Nietzsche. Ma sti cazzi, scusami, eh! Oddio, ho detto sti cazzi a Nietzsche. Lo vedi? Lo vedi che mi fai fare? Mi fai andare contro i miei principi, mi fai tradire i miei maestri! No, non si può fare, è fuori discussione. Emma! Ma devo vedere stamattina un pazzo. Ma è normale, sarà stato scioccante per lui, no? Perché difendi una persona che mi dice di lasciarti e che non vuole capire? Chris, perché è naturale, è la prima reazione. Anche tu sei scappata. Sì, è vero, sono scappata. Ma poi sono tornata e ti ho chiesto scusa. Abbiamo parlato e adesso ti sto più appiccicata di una coccia, quindi... Appunto. Allora, perché non diamo un po' di tempo anche a lui? Oppure, che ne so, vado a parlarne no, io? No, no. Guarda che parlare è la cosa più naturale del mondo. Non c'è niente di naturale. Non c'è niente di umano in questo momento mio padre, ok? Ma potrebbe dirti qualcosa che ti potrebbe far male. Ma io non ci rimango male. No, Raul, tu non ci parlerai, ok? Chiuso il discorso. Va bene. Ciao ragazzi, come va? Io non lo sapevo che la varicella ti potesse ridurre così. Mi sento come una copia a colore di Elephant Man. Vabbè, dai, è importante che i bambini stanno già meglio. E poi se ti prendi come me, in una settimana, massimo 10 giorni, te la sei tolta di mezzo. Vabbè, ma 10 giorni è un cataclisma, è una tragedia, un dramma, scusa, vuol dire che non possiamo allenarci per tutto questo tempo. Beh, a meno che tu non voglia infestare tutta la palestra, no. Che rabbia! Quei fetenti, garrupati strapponi ne approfitteranno subito. I grigozzi arrivano sempre prima di mamma e papà. Beh, sempre. Giulio come sta? Ah, no, no, lui sta proprio bene. Sembra che sia stato lui ad attaccarla a tutti noi. Pare che sia una specie di... portatore sano. E dove sta adesso il portatore sano? È andato a ritirare la macchina dal meccanico. Oddio, ma così l'attaccherà a tutti però. Vabbè, ma non è mica così facile. Ci devi stare molto a contatto. Ma anche così non è che è scontato che te la prendi. Però ci sono buone possibilità. Buongiorno, signor Giorgi. Senta, io lo so che ha parlato con Cristina. Non mi interessa quello che hai da dirmi. Io vorrei soltanto spiegarle. Non mi interessa. Se vuoi allenarti con noi, fallo. Ma sbrigati, perché mancano 5 minuti.